Come se non ne avessimo avuto già abbastanza, la nonna questa volta ha deciso di trasformarsi in Iron Man. Perché a quanto pare lei è una grandissima fan degli Avengers e quindi, vedete, ha trasformato tutta la sua casa in una versione tipo super cibernetica della casa di Tony Stark. Ora, io ho paura che se noi la troviamo lei ci massacrerà come suo solito, anche perché credo che in questa versione si debba scappare in un altro modo. Quando nello scorso episodio abbiamo completato il gioco, eravamo però nella modalità, diciamo così, fantasma, dove lei non ci poteva vedere. Ora invece siamo nella modalità normale, dove lei invece ci può vedere. Ciò vuol dire che io devo essere non cauto, molto più che cauto. Devo essere silenzioso come un'ombra che si muove silenziosa, e devo essere così abile a non farmi mai scoprire da lei, perché ci scopre la fine, vedete? Ha messo... Ah! Mamma mia, quanto è brutta! Che paura, ma ti pare il caso? Va bene, no, no, va bene, tu vuoi fare così, nonna? Vuoi mettere le cose sul lato difficile? Vuoi provocarmi? Benissimo, accetto la provocazione. Allora, voi mi avete detto che nella versione normale, quindi non, probabilmente non qui, nell'armadietto ci dovrebbe essere una scatolina che io mi sono perso, ok? Io questa cosa la tengo a mente se dovessimo fare degli altri episodi nella versione normale, ma qui, nell'armadietto, non c'è nulla. Quindi questa cosa qui potrebbe essere difficoltosa di più, perché sicuramente c'è il modo di trovare, diciamo così, gli oggetti necessari per fuggire da sto posto. Però sicuramente è cambiato qualcosa. Infatti, se voi vi ricordate, noi la scorsa volta che cosa abbiamo... Mamma! Se ho capito! Ma porca miseria, ma com'è possibile? Cioè, mi spunta dalle spalle! Ok, ok, manteniamo la calma, manteniamo la calma. Allora, il problema credo che sia che io non la sento abbastanza forte, perché ho dovuto tenere l'audio del gioco un pochetto basso, ok? Ciò ci crea dei problemi, perché io non riesco a sentire se lei mi sta trovando, ok? Il problema poi è che qui, nell'altra versione che noi abbiamo giocato, se vi ricordate, c'era quella specie di easter egg che noi con la scopa siamo riusciti a buttare giù il pavimento, il soffitto, e quindi siamo riusciti a scappare in quel modo. Qui non c'è niente. E io non lo so dov'è lei, ma vi giuro, ragazzi, che giocare così crea un'ansia assurda. Allora, lei sta di là, l'ho intravista, però io devo andare di là, perché io vorrei salire al piano di sopra, ma non ho idea se c'è lei al piano di sopra. Forse no. E allora io ne approfitterei, andrei adesso di corsa, prima che lei arrivi, anzi, non di corsa, piano piano, senza farci sentire. Così riusciamo almeno a esplorare tutta la casa. Almeno. Perché sicuramente questo vorrei farlo. Allora, qui ci serve sempre il cavo, il fusibile, che noi l'altra volta abbiamo trovato. E tecnicamente dobbiamo anche, possiamo tenere presente il fatto che ci possiamo sempre nascondere. Qui per esempio c'è un armadietto grosso che, se non mi ricordo male, sì esatto, ci può contenere. Tutte queste cose noi non le usavamo perché non ci servivano, perché noi giocavamo nella versione fantasma e quindi mi sono abituato male. Avete presente quando siete abituati, che ne so, a ricevere 10 euro di paghetta e ve ne danno 5? Non è mica bello, eh? E però succede. Qua c'è una cassaforte, questa per aprirla serve la chiave della cassaforte, però non vorrei aver fatto rumore magari cercando di aprirla, capite? Quindi diamole un secondo per vedere se arriva, ok? Cioè, dobbiamo essere molto sicuri di sé, cioè di noi stessi, perché lei, no, se ha i poteri di Iron Man, Iron Man è molto forte, c'ha tutta la tecnologia, cioè ci vede attraverso le cose. Non lo so quali siano i poteri di Iron Man. Anna è una grande fan di Iron Man. Anna! Ci vede attraverso le pareti! Non ci vede, sicura? Dice che crede, ma allora che fan sei? Vabbè, mettiamo che non ci vede attraverso le pareti. Intanto ho trovato il cavo, che è quello che ci serviva. Dobbiamo stare solo molto attenti, perché se noi cadiamo in questo buco rischiamo la morte totale, anzi moriamo e basta. E inoltre penso che lei da qualche parte stia tornando a vedere cosa sta succedendo qua sopra. Noi il cavo l'abbiamo messo, quindi facciamoci una corsa. Buttiamo giù un quadro, ok, così, e questa è una tecnica, noi ci chiudiamo dentro, lei ora ha sentito tutto questo rumore del generatore, del quadro che è caduto, viene qui e dice, ma chi è stato, che cosa è successo, chi ha tocchignato, vedi, vedi, guardala com'è brutta con tutta quella sua maschera fatta male di cartapesta, zozza, sembrano quelle robe che si fanno fai da te con una scatola di cartone e la colla vinilica, ok, e le forbici dalla punta... le forbici dalla punta arrotondata. Ma manteniamo la calma, perché penso che se ne sia andata. Quindi è ottimo, perché ora lei non tornerà qui. Noi possiamo uscire, ok?
e possiamo teoricamente andare, perché lei dovrebbe essere scesa di nuovo, credo. Sì, perché qui non è andata, penso. Sono abbastanza convinto. Non al 100%, ma abbastanza convinto. Sì. Allora, qui c'è una scatola che tecnicamente noi potremmo spostare anche per passare. Rischiamo di fare anche del rumore. Bisogna stare molto attenti alle pareti, soprattutto. Oi, 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 oi. È la fine, lo sapevo. La martellata qui. Abbiamo un'ultima possibilità. L'ultimo tentativo. Se lo sprechiamo, saremmo spacciati. Ok? Vedi tu il disegno con tutta la combriccola della nonna, tutti gli Avengers. L'ho vista, eh? Lei sta di là. Ora noi abbiamo teoricamente aperto il portoncione, giusto? Abbiamo acceso il generatore. Quindi io in teoria potrei aprire qui? Sì, ho potuto. Ora, la nonna potrebbe sentire quello che io ho appena fatto? Potrebbe. Però lì potrebbe esserci... No, non c'è il passaggio nuovo che noi abbiamo usato la volta scorsa. Questo è una cosa negativa per noi, perché quel passaggio ci ha fatto molto comodo. Ci è stato praticamente... ci ha aiutato a scappare al 100%. Però questa volta non c'è, lo immaginavo, eh. Però ho voluto vedere per l'ultima verifica. Ma noi ora possiamo andare nella zona della palestra. Che non è male. Non è male per niente. L'unica cosa è che abbiamo solo una possibilità, un'ultima vita. E io ho paura che ce la bruceremo terribilmente, perché la troviamo sicuro dietro qualche angolo davanti a noi. E la tensione sta aumentando. Ok, qui non c'è. Quindi secondo me lei è di qua. Però io devo andare di qua. Devo andare in palestra. Proviamo a fare la corsa e andare in palestra? Se abbiamo... mamma mia! Dai, ma fammi guarda... porca miseria... oh, prenderei a pugni sul porca cutrettola il coppino! E mi uccide ora, mi uccide! Però possiamo vedere il finale di come mi uccide la nonna Iron Man. È male, eh? Mi ha infilzato sulle spine queste qua demoniache. Brutto come cosa! Va bene, non mi arrendo. Non mi arrendo. Voglio... almeno, almeno voglio vedere che cos'altro c'era nella zona della palestra. Perché miseria, almeno quello voglio capire. E poi non c'è la modalità fantasma. Se ci fosse stata, figuratevi, il vostro Lion l'avrebbe messa subito. Però purtroppo non c'è. Quindi dobbiamo essere onesti e dobbiamo giocare con la nonna al suo massimo potenziale. Però non vi preoccupate, io voglio vedere le altre zone della casa. E non so se io ci posso arrivare, tra l'altro, già da prima, perché potrebbe essere che non ho bisogno di usare il cavo, capite? Vabbè che il cavo alla fine non è neanche difficile da recuperare, eh. Però se ci potessi arrivare da prima, sarebbe molto buono. Infatti mi sa che, vedi, nella palestra ci posso andare. Ci posso andare. L'unica cosa è che io sicuro ora ce l'ho dietro. No, c'è la chiusura invisibile! Hai visto? Era invisibile, mi diceva chiudi la cosa metallica. E lei poi mi ha accoppato, perché io lo sapevo che mi stava stalkerando. Va bene, abbiamo imparato che non possiamo usare quel passaggio da subito. Almeno non prima di aver usato il cavo. Però il cavo noi prima l'abbiamo trovato, e che se abbiamo un po' di fortuna possiamo riuscire a trovarlo anche questa volta. L'unico fatto è che non riesco a correre, non mi sprinta, perché sto usando la versione per PC e non so bene come si sprinta. Mi sa che non si può, perché qualche bug sicuramente c'è. Proviamo a salire di su al volo, sperando che lei non sia di su, e potrebbe essere di su. Però ti prego, fa che non sia qui. Per favore, non chiedo molto. Mi basta di non trovarla qui adesso, ok? Voglio avere la possibilità di esplorare giusto quella zona della palestra, della... di quell'area là. Poi posso anche andarmene dalla sua casa putrida e schifosa. Voglio solo esplorare quell'area là. Ora, prima abbiamo avuto la fortuna di trovare il cavo da qualche parte. Non mi ricordo nemmeno dove. Però apriamoci l'armadietto, così nel caso possiamo andare di là. Ah, sì. Prima l'avevamo trovato qui, nella cucina. E di solito dovrebbe essere qui nella cucina. Però non so se possiamo avere di nuovo la fortuna. Una forchetta. Una forchetta. Che cosa dovrei farci con una forchetta e un cucchiaio anche? Dovrei infilzarci la nonna? Magari costruire qualcosa alla MacGyver per ammazzare la nonna? Un congegno tecnologico alla Iron Man, anzi. Oh, eccolo là il cavo. Bene. Ottimo, però penso di aver fatto del rumore facendo cadere quel cucchiaio. Quindi facciamo così. Chiudiamoci giusto un attimo qua dentro, perché abbiamo buttato un cucchiaio per... eccola. Oh, cioè, porca miseria. Dimmi te se non è super potente. Cioè, ha sentito un cucchiaio. Quella era dall'altra parte della casa. Un cucchiaio caduto per terra. Che è stato? Ha fatto cadere un cucchiaio. Subito, subito. Poi sa dove è caduto. Lo sa. E sa pure che sono stato io. Quello è stato Lion. Lo ammazzo particolarmente. Porca cutrettola. Cioè, non si può vivere così. Sarà andata via?
Speriamo, perché io il cavo adesso ce l'ho, vorrei usarlo, capisci? Cioè, il codice per aprire l'armadietto. È buono anche quello. Sì, sicuramente c'è qualcosa dentro, però il problema è che io ho paura che mi frega. Ho molta paura che mi frega. Lì c'è quella specie di scheletro che mi avete spiegato che cosa serve. Io ormai ho capito tutto. Il problema è proprio il fatto che lei è fortissima. Capite? Allora, tecnicamente lì c'è... Porca miseria, m'ha visto. Mamma mia, che furia, mi fa arrabbiare tantissimo. Vedi? Lei ora sta passando, l'ho vista. Ed è andata verso la palestra, che è il punto dove mi frega sempre. Quindi, se io sono furbo, posso fare semplicemente che aspetto che lei faccia il giro e poi le passo dietro. Ma la domanda vera è: sono io furbo o no? Perché secondo me a volte no. Vedi, guarda. Dove è partita? L'ho vista correre come una pazza. Ma dove? E non l'ho vista più. E io vorrei andare lì. Ma rischio, perché lei ora è tutta fomentata, arrabbiata, furibonda. Guarda se non torna. Qui non posso infilarmi. No, però posso mettermi qui. Ti prego, fa che non mi stia vedendo. Sì, mi sono chiuso. Non ne ha visto. Ora noi aspettiamo che lei passa. Dovessero volerci 3 ore. Rimaniamo qui, fermi, zitti. Non ci provare, eh. Non ci provare, non ho mai visto. Sei arrivata 3 ore dopo. Vai, cammina. Ok, vediamo dove va. Studiamo dove va. No, di là no, che non ti vedo più. No! Io volevo che andasse dall'altra parte. Volevo che andasse di qua, a sinistra. Così noi potevamo sgattaiolare. Ma così dove sgattaiolo io? Proviamo lo stesso. Tanto quella prima che ripassa ci passa. Ok, va bene. Benissimo, siamo passati. Ok, però occhio. Perché lei ora sta passando qui. Piano, non muoviamoci troppo. Facciamo attenzione lì e lì. E lì. Però se noi passiamo ora sgattaiolando come dei felini... Siamo passati, zitti e buoni. Qua dobbiamo cercare perché ci servono le chiavi se vogliamo riuscire a scappare. Intanto stiamo esplorando tutta la casa e non è male. È tutta piena di formule nelle pareti. Secondo me la nonna è impazzita, capite? E ha riempito tutto di formule matematiche. Che troppa matematica fa male, eh? Io ve lo dico. Ok, qua ci serve il piede di porco. Dobbiamo trovare il piede di porco. E c'è la carta igienica. Quella non so se ci serve. Chiudo la porta! Mi chiudo in bagno! Mamma mia! Chiudi il bagno! Forse non mi ha visto! Ah, mi ha visto! Stai occupato! Maledetta! Manco un attimo di pietà, però, neanche in bagno! E io direi che per questa volta ho preso abbastanza botte, mi basta così. Vi compaiono degli altri video? Mi raccomando, cliccate, sono molto good. E per questa volta, Lion out!